Nel 1980, 79-80, mi scopro una emorragia, mi scopro una malattia particolare a un certo punto. Mentre ero ricoverato in ospedale, un giorno arriva il professore e mi dice: "Senta, lei ha, devo dire, lei ha 4-5 anni di vita, quindi metta a posto un po' le sue cose." Dico: "Come 4-5 anni di vita? Io avrei alcune cose da fare ancora." Per fortuna non era vero. E sono qua, infatti. Ma in quel momento io ho deciso che avrei dovuto fare quello che avevo sempre desiderato, perché noi abbiamo cominciato col teatro, ma il cinema è sempre stata una grande passione. E in quel momento mi ricordo quella stanza di ospedale, dissi: "Senti, io se esco di qui comincio a fare quello che mi piace veramente, il cinema." E lì è scattato qualcosa di importante che mi ha permesso, ho avuto la grande fortuna, prima col teatro, poi col cinema, di poter vivere del lavoro che mi piace. Guardate che è un privilegio totale, perché non tutti lo possono dire, lo possono fare purtroppo. È partito tutto un'altra maniera di vivere. Il cinema è diventato il sostitutivo della realtà, in qualche modo. Come diceva Fellini, la realtà a volte è deludente. È vero, purtroppo la realtà a volte è deludente. E chi fa il mio lavoro lo sa benissimo, ci si rifugia in un film, quindi in un mondo che tu in qualche modo controlli, perché l'hai scritto, lo sai come inizia, lo fai svolgere come vuoi, soprattutto lo fai finire come vuoi, e hai l'illusione di essere una specie di Deus ex machina. Questa cosa non è possibile nella vita, ovviamente, non c'è un copione, quindi non c'è una regia, al massimo puoi fare l'attore, ma insomma, a volte ti riesce anche male, quindi è difficile. Molti che fanno il mio lavoro si rifugiano in quest'altra dimensione, che è quella del cinema, che è quella di mondi fantastici. Allora, sempre come diceva il mio famoso analista, stiamo citando anche troppo, lui diceva giustamente: la realtà è una cosa, la fantasia è un'altra. Facciamo un esempio: io non ho figli, anche perché probabilmente, come appunto il mio analista, niente è gratis nella vita. Vi assicuro che il cinema non è gratis, si paga, si pagano delle cose, si pagano delle cose nella vita di tutti i giorni. Io, per esempio, mi sarebbe piaciuto fare un figlio, non l'ho fatto. Uno dei motivi, avrei potuto farlo, uno non l'ho fatto perché avevo paura di non avere abbastanza tempo da dedicargli. Non è vero che sempre, come diceva questo famoso analista, dice: "Non ha figli, però ha i suoi film." Però non è lo stesso. Provate a prendere una pizza di pellicola e andare a letto mentre versa sulla pancia. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Ma quei film possono dare dei cruci, non dico dei dolori, però quelli che i cruci che possono dare i figli, secondo me sono davvero molto molto più impegnativi, è davvero un'altra storia.